Buonasera da Spazio Aperto. Continueremo ad ascoltare la seconda parte dell'intervista che il sottoscritto aveva realizzato al dottor Giampiero Abbate, la voce della Comunità Europea più vicina a noi, per capire qual è la posizione della stessa Comunità Europea per quanto riguarda gli OGM. Vi invito dunque ad ascoltare ulteriori importanti considerazioni. Il nostro servizio da Pordenone. Innanzitutto c'è stato un passo formale a maggio di quest'anno da parte degli Stati Uniti, che hanno fatto un ricorso nei confronti della Commissione europea e dei paesi europei per un'azione di boicottaggio nei confronti delle sementi geneticamente modificate prodotte negli Stati Uniti. Questa azione è stata portata avanti all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dove l'Unione Europea è stata denunciata dagli Stati Uniti all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Dall'altra parte è vero che purtroppo, dal mio punto di vista, perché io vorrei una posizione ancora più radicale e più decisa, ma purtroppo la moratoria nei confronti degli OGM americani è una moratoria de facto, cioè l'Unione Europea non ha mai sancito con un suo documento la messa in mora di questo tipo di sementi. Ha solo di fatto pubblicato una serie di documenti che scoraggiano il loro utilizzo, e questo è stato sufficiente per tenere fermo il mercato di questo tipo di prodotti in Europa. Allora c'è uno scontro che diventa anche uno scontro politico, perché comunque l'Unione Europea è stata da un certo punto di vista costretta addirittura ad ammettere, ad esempio, in Europa due tipologie di sementi per i quali ha dato la libera vendita, pur essendo geneticamente modificate. Quindi non è che proprio noi siamo completamente esenti in Europa di prodotti geneticamente modificati, proprio perché non è che c'è un divieto, c'è una posizione di estrema cautela. Dall'altra parte devo anche dire però che comunque le iniziative di Bush e degli Stati Uniti non hanno avuto molto successo, perché comunque in Europa c'è una forte coscienza legata anche ai movimenti dei Verdi, degli ambientalisti, che hanno fatto una grossa campagna preventiva di informazione della popolazione su tutto ciò che ha a che fare con l'OGM. E quindi per fortuna c'è una grande attenzione nel non utilizzare prodotti di questo tipo. Anche qualsiasi agricoltore, se nel momento in cui arriva il rappresentante e vuole vendergli dei prodotti, immediatamente va a vedere che non siano geneticamente modificati. Io vedo anche nelle famiglie, nelle persone normali, si va a comprare al supermercato e ormai le massaie guardano nelle etichette che cosa c'è scritto, e nessuna massaia europea comprerebbe un prodotto geneticamente modificato. Quindi da questo punto di vista l'Europa è diventato un mercato molto difficile da conquistare. La risposta americana è stata immediata. In questi giorni Bush è in Africa, nonostante il fatto che appena eletta aveva detto che in Africa non ci sarebbe mai stato e che l'Africa era un problema che non toccava gli Stati Uniti e che l'Africa doveva risolversi i suoi problemi per conto suo. E da una posizione di totale abbandono, di totale distanza da quelle popolazioni, si è passati all'attuale viaggio in Africa di Bush, e il cambiamento ha una sigla ben identificata: OGM. Il motivo principale del viaggio di Bush in Africa è per contrattare la vendita dei prodotti geneticamente modificati ai popoli africani, dando quindi un mercato di sbocco alla produzione americana, che si aspettava di poter vendere quei prodotti in Europa e che non riesce a vendere in Europa quei prodotti. Ecco, questo è un altro elemento che poi aprirebbe ulteriori approfondimenti, e comunque noi siamo sempre aperti con la finestra verso di lei, proprio per poter far capire ai telespettatori queste cose che accadono, dargli questa informazione anche per poi poterci difendere. Ecco, in conclusione cosa possiamo aggiungere, professor Abbate? Ma vorrei concludere con una considerazione che è parascientifica, ma in parte di natura invece spirituale. Nel senso che è parascientifica in questo senso, che così come non ci aspettavamo i supervirus e poi saltano fuori,
Ho riflettuto su quello che poteva essere la conseguenza di lungo periodo sui geni delle persone umane che mangiano prodotti geneticamente modificati. E mi sono detto, ma se questa contaminazione passa sulle piante e sugli animali, perché non dovrebbe passare anche nell'uomo? Allora, in fin dei conti, cos'è un prodotto geneticamente modificato? È un prodotto aggressivo, forte, resistente, egocentrista al punto tale di potersi imporre su tutto e su tutti. Se questo è il messaggio che noi stiamo codificando dentro la genetica delle piante, e se questo è poi il messaggio che passerà nei geni dell'uomo, e se riempiremo gli Stati Uniti e l'Africa di prodotti geneticamente modificati, non mi stupirei che nel giro di qualche generazione noi ci troveremo delle popolazioni estremamente feroci, guerrafondaie, cattive, non per loro colpa, ma perché ne avremo noi modificato la loro genetica interna. Tutto questo, professore, io non so, siamo già fuori tempo, ma è una domanda che viene di conseguenza per completare un po' il tutto. E tutta questa macchinazione, far credere alla gente cose, una cosa più un'altra e così via, e poi tutta questa grande falsità che poi si sente, ecco, da chi è mossa? Ci sono dei poteri occulti qui? In breve, se possiamo, anche se capisco che è difficile, perché qui poi si va a innescare un altro grande capitolo. Purtroppo la risposta la sintetizzo con un colore, è mossa dal verde, ma questa volta purtroppo non il verde dei verdi, ma il verde del dio dollaro. È lui che muove tutto, è tutto in funzione dei soldi. Fondamentalmente anche tutto il discorso dell'OGM è tutto una questione di interessi economici. Sono gli interessi economici dei grandi potenti che muovono il mondo. Io lo ringrazio davvero tanto e possiamo arrivare a questa conclusione che vorrei un po' io tirare le prime file delle corde del discorso che abbiamo fatto fin qui. Allora, effetto serra, e non vogliamo arrivare ad adottare le energie alternative. Gli OGM, abbiamo appena sentito le conseguenze. Le guerre con tutte le armi altamente pericolose, chimiche, tossiche, uranio impoverito, uranio arricchito, poi con le bombe sporche, in qualche trasmissione avevamo detto, e scorie radioattive che si portano in una grande discarica che è l'Africa, poche parole. A questo punto, in conclusione, che questo naturalmente sia sottoscritto, ma crea una grossa preoccupazione e non nasconde una certa ansia anche in questo momento. Io credo che assistiamo a una società che ha del fallimento, in poche parole. Possiamo dire così? Assistiamo a una società che ha bisogno di una profonda rivoluzione, nel senso che purtroppo il potere economico è arrivato a livelli assolutamente inaccettabili, perché a questo punto anche lo stesso potere politico non è più un potere, ma è asservito al potere economico. Cioè, ormai a questo mondo tutto è saltato per aria in funzione dei soldi. È saltata in aria la morale, è saltata in aria i principi, sono saltati in aria gli ideali, è saltata in aria la politica. Tutto viene asservito ai soldi. Allora, ci vuole una grande rivoluzione, e questa non può se non essere una rivoluzione ideale. Bisogna che le persone si muovano, pensino, amino soprattutto in un modo diverso. Io sono abbastanza fiducioso che questo accada. Vedo tanti giovani, vedo soprattutto, ho visto anche in tempi recenti molte azioni, manifestazioni, ma soprattutto tanto impegno, tanto volontariato, tante persone che hanno piantato lì il loro lavoro e sono andate ad aiutare altre persone che stavano peggio di loro, e questo il tutto mosso solo da motivi ideali, non mosso da un partito, non mosso da un sindacato o da un'organizzazione, ma mosso a livello spontaneistico. Allora, io credo nell'organizzazione, so che alla fine ci vorranno dei movimenti organizzati, però credo che gli attuali movimenti non sono in grado di recepire questi fenomeni. C'è quindi bisogno di ricominciare da capo. Tutta questa grande massa di giovani ha
tracciato una nuova linea, si è mossa e si è mossa in autonomia e al di fuori delle organizzazioni esistenti. Io spero che tutto questo si diffonda velocemente e progressivamente porti ad una nuova realtà organizzata di tipo diverso da quelle attuali. Quindi cominciamo anche a informare in modo corretto con una nuova informazione ai telespettatori. Sicuramente l'informazione è importantissima, siamo nel secolo dell'informazione, purtroppo il nostro è un granellino di sabbia in mezzo a una distesa di sabbia, quindi la nostra capacità di incidere nell'informazione totale ci rendiamo perfettamente conto che è poca, però sempre meglio che niente, quindi sicuramente non abbandoneremo mai questa sponda e continueremo attraverso questi canali, e io voglio qui ringraziare tutti coloro che mi permettono di parlare attraverso questa televisione, perché in questo modo riusciamo a far circolare delle informazioni che altrimenti molto difficilmente vengono reperite. Ritorniamo in studio, ringraziamo il dottor Giampiero Abbate, esperto che fa parte della Comunità Europea per quanto riguarda il settore energie pulite. Lo ritroveremo nei prossimi appuntamenti per altre spiegazioni molto interessanti, sempre per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione, come sempre vi do appuntamento a martedì prossimo. Gentili telespettatori, buonasera.